La, diciamo, notizia della nomina di Giuliano Poletti a ministro del lavoro è stato sicuramente per tutti i cooperatori italiani un momento di grande soddisfazione, di grande gioia, di grande riconoscimento di un ruolo importante che il sistema cooperativo aveva nel sistema paese, ma io penso sia stato anche il riconoscimento di, come dire, anche per il ruolo che Giuliano è andato ad assumere. Anche il riconoscimento, diciamo, del valore e del senso che il sistema cooperativo, le imprese del sistema cooperativo hanno sempre dato alla parola concertazione. Questo è un periodo in cui sul tema della concertazione si parla molto. Io credo che è una cosa che vada riconosciuto al movimento cooperativo e credo che Giuliano non a caso sia diventato del governo uno dei principali artefici delle politiche, uno, diciamo, di coloro che determinano in qualche maniera anche il clima delle relazioni industriali nel suo paese. Diciamo, la sua nomina a ministro del lavoro si è stata determinata anche dal fatto che rappresentava un sistema che ha sempre fatto della concertazione uno strumento per fare, mai uno strumento per esercitare un diritto di veto, mai uno strumento, diciamo, in qualche maniera per disattendere a un ruolo istituzionale o per non assumere con coerenza gli impegni che derivavano dai ruoli che vengono esercitati. Quindi oggi salutiamo Giuliano Poletti nelle sue vesti di ministro. L'ultima volta che è stato con noi era presidente della Lega del Cooperativo, aveva chiuso i nostri lavori della nostra assemblea, di una nostra assemblea di Baveno, uno dei molti momenti in cui aveva partecipato alla vita della cooperazione di consumo. Siamo oggi all'interno di una nuova, della nuova sede della cooperativa che dopo velocemente faremo visitare al ministro. Questa sede è l'esempio, diciamo, dal nostro punto di vista di come sia possibile nel momento in cui si incontra un'impresa privata, una cooperativa che è disponibile a investire sul territorio, incontra un'amministrazione, diciamo, altrettanto volenterosa di portare a sintesi positiva, diciamo, la ricollocazione o la riqualificazione di un'area. Questa sede nasce dal frutto dell'incontro di due volontà positive e dalla testimonianza di come, diciamo, ci sia la necessità in questo paese di unire al meglio le capacità, le volontà e soprattutto il desiderio che molto spesso è presente all'interno della società, all'interno delle persone che hanno ruoli importanti dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista del sistema delle imprese, dal punto di vista del movimento cooperativo, la possibilità di portare a sintesi positive queste volontà. Deve trovare nelle istituzioni un punto di riferimento importante, deve trovare nello Stato uno snodo, diciamo, che renda più facile questi processi, deve trovare all'interno delle istituzioni quel clima e quella volontà di favorire chi oggi è disponibile a rischiare e investire nel territorio nazionale, nel sistema paese e nel nostro piccolo noi in Piemonte.